avete toccato la pentola e infatti avete le mani tutte sporche di fuliggine. E quella non viene via, a meno che non si vada alla fonte a strofinare le mani con acqua e sapone. Per lavare bene le mani, io ho imparato questo, dovete fare così. Allora prendete il pollicione e l'anulare e pulite bene questa parte qui. Poi prendete l'altro pollicione e l'anulare, pulite bene questa parte qui. Poi il polso, poi l'altro polso, poi il dorso e poi l'altro dorso. Poi fate così, poi fate così, poi fate così. E solo così la fuliggine va via. Ma chi è Barbara D'Urso? No, è Maria De Filippi. Sì, ma che cosa significa tutto questo? Significa che il corvo non ha gracchiato perché nessuno di voi ha rubato la pentola e la cintura. La cintura, ovviamente. Sì. E come fai a dirlo? E lo dico perché, come vedi, su questo cofanetto non c'è alcuna traccia di fuliggine. Sì, ma che c'entra la fuliggine con la sparizione della mia cintura? Tessa, tessa, tessa. Cessa, cessa, cessa. La testa di mamma. È una sorta. Ecco, se qualcuno di voi avesse preso questo cofanetto per riporlo, per trafugare la cintura, avrebbe lasciato di certo delle tracce di fuliggine sopra di esso. Ma dov'era? Questo pure è vero. Ma Mari, strega, maga, quello che sei tu, ma sta cintura che fine ha fatto allora? E ancora un po' di pazienza e lo saprei. A me basta che salti fuori sta cintura. Salterà fuori, stanne certa. Ora, quello che chiedo a voi sorelle è di entrare dentro casa, prendere la pentola e portarla qui, perché la pentola ci dirà la verità. La pentola? Perché parlo il cuore, non parlare la pentola? Ti parlo con tutte cose. Maria la mandiamo. Va bene. Ma non Maria. Ma oltre a sto cuorvo niente, niente, tu fosse portata pure la vacca. Sei portata la ciuccia. Ah, io ciuccia. Ma che te si... Non so capito quello che ti sei messo in capo a fare, veramente. Ma tu sta a guardare e lo vedrai. Madonna mia, può essere che la pentola non ci faccia spirda maligna. Magari te ci potessi mettere con tutti gli panni a voglia renda. La pozza da c'è quando sei brutta. Te, ma l'ha parlato Belenna. Santo Eusebio, quanto pesa. Speriamo che tutta questa fatica serva a qualche cosa. Non fate rovesciare la minestra. No, no. Forza, forza. Mamma mia. Forza, forza. Su, su, mamma, su, su. Brave! Ecco fatto! Bene, ora la pentola ci dirà la verità. Dimmi, pentola, chi è stata l'ultima ieri sera ad allontanarsi da te? Pentola, dimmi, chi è stata l'ultima ieri sera ad allontanarsi da te? Pentola, chi è stata l'ultima ieri sera ad allontanarsi da te? E sono stata io! Perché ho voluto prima assaggiare la minestra per vedere se era buona. Ed era buona? Un po' sciapa. E quindi ho aggiunto un pizzico di sale. Ah, bene. Come dici? Sì? No, no. Aspetta, non sento, no, sì, non prende, scusa, no, qua non prende proprio, non c'è linea qui, proprio niente, sì, no, no, e niente, la pentola dice che, visto che sei stata tu ad allontanarsi per ultimo da lei, adesso dovrai immergere le tue mani nella minestra fino a toccare il fondo della pentola. No, che schifo! Tessa, o esegui gli ordini della pentola se vuoi che la mia magia ti aiuti a ritrovare la cintura. Ma che schifo! Mi raccomando, Tessa, devi arrivare a toccare il fondo, vero pentola? Ho capito. Fino in fondo. Fino in fondo. Ma cos'è? Che sta ruotando la cintura, che
veramente una bellissima cintura. Sì. Ha persino la fibbia in vero oro. Oro puro. Bene. Ora il mio compito qui è terminato. Sì. È ora che io me ne torni alla mia casetta nel bosco. Sì. Arrivederci. Addio. Maria. Maria, scusami, dimentichi di restituirmi la cintura. Restituirtela, ma mia cara, questa cintura ora appartiene a me. È il mio premio per averti aiutato a ritrovarla. E ti ricordi quando mi dicesti, mi darò qualunque cosa? E io ti risposi, vedremo quando avrò trovato la tua cintura. Ma allora che cosa è servito a rivolgermi alla tua stregoneria se non potrò riavere la mia cintura? Ma quale stregoneria? Quella cintura ti era scivolata ieri sera nella pentola mentre ti chinavi per assaggiare la minestra. E non serviva mica la magia per scoprirlo. Lo so che tutte quante voi pensate che io sia una strega. Non è una strega! Ma non è così! Le streghe. Non esistono! Sono stati i pettegolezzi della gente, le loro maldicenze a cucirmi addosso questo marchio di strega, così come tu, Tessa, hai accusato le tue sorelle di essere delle ladre. Ladre! Forse ladre! Va bene, ma forse ho sbagliato. Forse. Ma tu che cosa te ne farai della mia cintura? Tu chi stai laggiù nei boschi tutta sola? Se ne va, c'è da cane ciuccio. Assolutamente nulla, mia cara. È una cosa che mi servirà per ricordarmi che ti ho finalmente punita della tua perfidia e della tua vanità. Arrivederci. Addio. Assorta. A calacurnacchia lo mamma. Maria. Maria! Aiuto pure i papà, forza mamma, Al ladro! Ancora! Al ladro! Cammina alla casa, piuttosto! E qui la commedia è finita! Comincia le luci a calare! Se la storia non vi ha divertiti, miei signori, vorrete scusare? Scuserete la testa vezzosa! E i suoi vivaci vicini di casa